Sono Riccardo Lunghi, la difesa intelligente. Sono un terzino destro di spinta, il giocatore a cui mi ispiro è Marcelo del Real Madrid. Amo la sua tecnica, ammiro proprio il suo stile di gioco, il suo stile anche in generale come calciatore, credo che sia quello che più si avvicina anche alle mie caratteristiche calcistiche. Riccardo Lunghi è un giocatore, un difensore esterno che predilige soprattutto spingere sulla fascia, può giocare sia a destra che a sinistra, anche se predilige la corsia di destra. È un giocatore generoso, uno che fa le due fasi, sia la fase difensiva che la fase offensiva. Direi che è uno di quei profili che a noi piace molto, nel senso che è un ragazzo che è stato preso nei Pulcini, quindi ha fatto praticamente tutto il percorso del settore giovanile, prima legato all'attività di base e poi all'attività agonistica. È una soddisfazione quando riesci a portare, così prendi ragazzi molto giovani, molto piccoli e poi li riesci a portare ad arrivare in primavera e poi speri chiaramente che poi possano avere un percorso anche nel calcio professionistico. Io e Riccardo ci conosciamo da molto tempo, siamo amici anche da molto tempo, siamo all'Inter da 8 anni insieme, lui è arrivato un anno prima di me e siamo sullo stesso pulmino della tratta di Varese, quindi passiamo anche tanto tempo insieme. C'è una certa complicità anche in campo per quello che poi, c'è fuori, per il rapporto che c'è fuori anche. Abito a Cassano Magnago, in provincia di Varese. In famiglia siamo in quattro: io, mio padre, mia madre e mia sorella. Mio padre da ragazzo ha giocato nella Solpiatese e alla Milanese. È andato a fare qualche provino alla Fiorentina e al Milan. Poi non ha sfondato nel calcio, però è sempre stato davvero un appassionato di calcio. La passione per il calcio me l'ha trasmessa lui. La passione di Riccardo per il calcio nasce da subito, da quando aveva un anno circa, col pannolone, con due palloni in casa con cui giocava. Poi si è portato sui campi da gioco della nostra cittadina, l'oratorio, presso il CSI, e sono stati anni bellissimi, nei quali ho fatto anche per poco tempo l'allenatore, poi da lì una breve apparizione alla Sant'Alessandro, che era una FIGC, e da lì, io credo anche un po' di fortuna, la possibilità di andare a fare un provino all'Inter. Da quando sono arrivato all'Inter e anche prima è sempre stato il mio primo tifoso, la prima persona che mi spronava a divertirmi per prima cosa, ma a dare il massimo, visto che vedeva in me qualcosa. Devo ammettere che Riccardo con me non c'entra nulla, nel senso che i miei piedi erano di cemento e i suoi no. Riccardo ha la passione del calcio da sempre, praticamente si può dire che ancora non camminava ma già correva dietro al pallone. Ricordo i primi anni proprio, i primi compleanni in cui il suo regalo preferito era il pallone o la scarpa da calcio e se la portava addirittura a letto a dormire con sé. Si può dire che ha il calcio nel sangue da sempre. Da 9 anni gioco con la maglia dell'Inter. Ogni anno, da quando sono piccolo, è sempre stato sempre più importante e ancora adesso, ogni anno e ogni giorno che vengo ad allenarmi, lo è sempre di più. Spero di finire al meglio questa stagione, di iniziare e di fare la prossima stagione al meglio. Spero di continuare il più possibile con questa maglia, di giocare più partite possibile e magari un giorno di vincere qualche coppa importante sempre con l'Inter. Io gli auguro il bene maggiore che lui vuole, non so come dirlo, devo dirgli vai più in alto possibile, vai più in alto possibile.